Il 4 maggio 1955 Dio diede alle nostre madri fondatrici la missione di costruire la piccola terra di Canaan. Doveva diventare una terra del compimento delle promesse di Dio, una terra in cui risplenda l'amore di Dio Padre, una terra di pentimento e di riconciliazione, dove Gesù sia il centro di tutto e ogni attività nasca dal desiderio di amarlo e adorarlo sempre più. Una terra così è un raggio di speranza nel nostro tempo oscuro, una testimonianza che Dio vive e opera oggi. La storia di Canaan e dei suoi miracoli è raccolta nel libro Dio fa miracoli, che è diventata una fonte di incoraggiamento per molti in tutto il mondo. Andiamo ora a fare un giro nella piccola terra di Canaan. All'entrata della casa madre una grande bandiera annuncia: costruito solo con l'aiuto del Signore che ha fatto il cielo e la terra nella fede in Gesù Cristo. In fondo la casa madre in cui abita una gran parte di noi sorelle di Maria. Dopo il risveglio a Darmstadt alla fine della Seconda Guerra Mondiale e la fondazione della comunità, il Signore chiamò Madre Basilea a costruire una cappella come luogo di lode e adorazione. «Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro», era la parola della scrittura che Dio le diede come conferma. Le prime sorelle costruirono la cappella e la casa madre con le loro proprie mani. All'inizio avevano solo 30 marchi. Hanno recuperato i mattoni dalle rovine della città bombardata, confidando che Dio avrebbe provveduto ad ogni altro materiale di costruzione. Ed egli lo fece. Ogni pomeriggio alle 3, l'ora della morte di Gesù, preghiamo in questa cappella, celebrando la sua passione e risurrezione. Madre Basilea, Madre Martiria e le sorelle confidarono solamente nel Padre Celeste, di cui è scritto nel Salmo 77. Tu sei il Dio che opera meraviglie. E davvero, Egli ha esaudito le loro preghiere in modo meraviglioso. Con giubilo canto per tutto il mondo. Dio Padre, amore, solo amore. Ecco qui oggi una terra con edifici eretti senza debiti, acquistata a poco nella fede e spesso contro ostacoli quasi insuperabili. Si chiama Canaan, come la terra promessa della Bibbia. La via del trionfo, con versetti della scrittura che le nostre madri ricevettero in momenti decisivi del loro cammino di fede per ottenere Canaan. I monumenti ricordano le grandi opere di Dio e gli rendono gloria. Ma un miracolo più grande è che noi viviamo insieme in riconciliazione. Il segreto è nelle parole di Gesù. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ogni volta che sbaglio, posso chiedere perdono e questo mi offre una nuova esperienza della grazia di Dio. La via di Gesù con le sue rose rinnova nei nostri cuori il desiderio di amare Gesù e di donarci completamente a Colui che ci ha amati per primo. Su una lapide si legge: Gesù, nessuno gli è pari. Egli è degno di essere amato come nessun altro, più di ogni altro e sopra ogni cosa. Sei chiamato ad amare Lui solo. Egli è la gioia eterna. Sì, chi è come Gesù? Il Signore crocifisso, che ha il potere di perdonare e di cancellare i nostri peccati nel suo sangue. Il trionfante agnello di Dio, vincitore di Satana e del peccato. Il Cristo risorto, la vita eterna, e gli dona la vera vita, gioia, pace e amore. L'uomo dei dolori che ha portato la croce. Il Re dei Re che ritornerà in gloria e maestà. Quando ci accostiamo a Gesù,
possiamo conoscere anche il cuore amorevole di Dio Padre in modo nuovo e vivo. Come veri figli Suoi, vogliamo confidare nel Padre Celeste che si prende cura di noi in ogni cosa, dal cibo quotidiano fino a macchine e strumenti necessari per il nostro apostolato. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. La fontana del Padre Celeste è un simbolo del suo amore paterno sempre traboccante. Sul bordo della fontana sono scritte 7 caratteristiche della sua natura di Padre: consolazione, amore, grazia, bontà, pazienza, misericordia e fedeltà. Abbiamo veramente sperimentato che Dio è misericordioso e pietoso, ricco di amore e di fedeltà. Il lago di Genezaret ci ricorda le grandi opere di Gesù. Ci invita a rischiare e a fare dei passi nella fede, in obbedienza alla sua parola, confidando senza riserve nella sua onnipotenza. Il Giordano proclama il messaggio di Giovanni Battista in Matteo 3. Il pentimento è una fonte di gioia che non si estingue mai, un accesso al cuore di Dio Padre e un saldo fondamento per la nostra fede e il nostro amore per Gesù. Dopo l'incontro con Gesù al pozzo di Giacobbe, la donna samaritana testimoniò: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». L'incontro con Gesù richiede la disponibilità ad accettare la verità su noi stessi. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Egli vuole darci l'acqua della vita se gli apriamo il nostro cuore. Sul monte Tabor in Terra Santa, Gesù fu trasfigurato prima dell'inizio della sua via della passione verso Golgota. Se abbracciamo la nostra croce, anche noi saremo trasformati e rifletteremo la gloria di Dio. Betlemme ci rivela il grande mistero della nascita di Gesù. Egli è diventato uomo, un fragile bambino. Egli ha voluto diventare come noi, venirci vicino il più possibile per indicarci la strada alla casa del Padre. Colui che nacque in una grotta è la via, la verità e la vita. Dietro la grotta di Betlemme si trova Efrata, come il luogo menzionato in Michea 5. In Israele oggi Efrata è una città fiorente al sud di Betlemme. È un simbolo dell'amore profondo del popolo ebreo per il paese dei loro padri. Qui siamo invitati a pregare per gli ebrei e per il loro paese. Israele ha sempre avuto un posto particolare nei nostri cuori a causa della nostra grande colpa dell'Olocausto. Entriamo ora nel giardino delle sofferenze di Gesù. Qui vogliamo contemplare ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. Come allora, Gesù ci chiede di vegliare con Lui in preghiera. Molti sono spinti ad inginocchiarsi in spirito al fianco di Gesù e a ringraziarlo per la sua lotta contro le forze delle tenebre. Il suo sudore diventò come gocce di sangue quando pregò: «Padre mio, non come voglio io, ma come vuoi tu». La sua umile sottomissione alla volontà del Padre ha incoraggiato molti a seguire il suo esempio e a dire nei momenti difficili: «Padre mio, io non ti comprendo, ma ho fiducia nel tuo amore». Gesù desidera i suoi seguaci vicino a sé. In Giovanni 16 egli dice con profondo dolore: «Voi mi lascerete solo». Gesù cerca chi è disposto ad accettare la volontà del Padre, anche se egli lo conduce su vie di sofferenza. Come un agnello, Gesù si lasciò condurre dinanzi ai giudici e accusare. Impariamo da Lui ad accettare rimproveri senza giustificarci.
Allora il Signore potrà trasformarci a sua immagine dell'amore che sa sopportare. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. L'insulto ha spezzato il mio cuore. Mi aspettavo compassione, ma invano. Disonorato, privato di ogni dignità, Egli acquista per noi la corona della gloria. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Gesù è risorto. Egli ha sconfitto tutte le potenze del peccato e della morte. Alleluia! Lode e gloria all'amore di Gesù che ci ha portato salvezza e la vittoria. Canaan vuole essere una terra in cui Dio venga lodato e adorato senza fine. La chiesa chiamata di Gesù è un luogo di feste spirituali, di preghiera, adorazione e celebrazioni domenicali. Tutto a Canaan vuole condurci a una fede sempre più profonda in Gesù e a una vita di riconciliazione, di amore, di pace. È importante oggi poter assaporare un anticipo del cielo, dove Gesù è il Signore e gli uomini vivono secondo il discorso della montagna. Vogliamo recare gioia al cuore di Dio Padre. La nostra casa editrice è il centro della pubblicazione dei libri opuscoli De Piante e Immaginette di Canaan, con messaggi di incoraggiamento ormai in quasi 100 lingue. Più il ritorno di Gesù si avvicina, più cresce la battaglia spirituale tra la luce e le tenebre. Perciò è urgente portare il messaggio ovunque le porte si aprano. Le madri fondatrici, madre Basilea Schlink e madre Martyria Madaus, sono sepolte nel nostro piccolo cimitero. La loro vita e il loro esempio hanno posto fondamenta salde alla nostra missione. Molti in tutto il mondo sono stati incoraggiati e benedetti dai loro scritti, testimonianza di vita con Gesù senza compromessi. Appartiene il mio amore, al nome più bello di tutti, Gesù. Esso risuona così dolce e chiaro nel mio cuore, il nome di Gesù. Dio è amore, Egli è fedele, si chiama sì e amen, e compie ciò che promette. Confidiamo sempre in Lui.